questo parcheggio e quest'area è un'area di cerniera fondamentale, mancava in questo percorso, era un'area non di proprietà dell'amministrazione comunale. Qualche anno fa abbiamo acquistato da Rete Ferroviaria Italiana, su cui abbiamo sviluppato una progettazione indicando questa come destinazione, perché è un'area centrale, perché serve chi si sposta con i mezzi pubblici, serve perché è vicinissima il nostro centro storico e il quartiere, che comunque è densamente, è un'area destinata ovviamente alla sosta, su cui sarà possibile, se la città metropolitana davvero realizzerà il servizio, utilizzare una parte di questo spazio anche per area d'approdo della linea veloce elettrica di collegamento con autobus al futuro parcheggio che sarà realizzato lungo l'autostrada del Sole. Qui la città metropolitana immagina di realizzare, cioè Poggi Monzi lo immagino come terminal di questo collegamento rapido con autobus elettrici con la città di Firenze e con il terminal della tranvia. Noi abbiamo fatto le predisposizioni perché se questo servizio partirà qui potrà essere ospitato in un'area già da questo punto di vista infrastrutturata. Molti si chiedono come mai siano spariti altri 50 posti macchina per lasciare spazio, almeno 50 posti macchina per lasciare spazio ad altre infrastrutture. Ecco, Poggi Monzi ha bisogno di posti auto, perché sono stati tolti? Dunque, noi quest'area è come si vede bene dal disegno, è destinata quasi esclusivamente alla sosta. Ovviamente precedentemente era uno scalo merci, era stata destinata senza alcuna infrastrutturazione a area di sosta. Quando si interviene ovviamente c'è una normativa, c'è il codice, c'è la strada, c'è una dimensione delle carreggiate che impone degli spazi su cui non è possibile derogare quando si fanno nuove opere, per cui lo spazio è uno spazio sostanzialmente destinato alla sosta. Si innesta il lavoro fatto in via Sardelli, dove abbiamo recuperato quasi 60 posti auto e nella prima progettazione non erano previsti, quindi quest'area, a cui si aggiunge poi tutta l'area dello scalo merci, lato opposto della stazione, su cui non c'erano parcheggi, quindi complessivamente è un'area che 20 anni fa non aveva spazi di sosta e che ora ha spazi di sosta veramente importanti. Le predisposte le colonie elettriche come da progetto, come l'ha previsto nel progetto? Sì, la predisposizione c'è, quest'area qua è quella prossima alla stazione, come diciamo quest'altra parte destinata alla sosta delle bici. Sì, si tratta di montare l'infrastruttura esterna, ma l'infrastruttura sotterranea è già presente ovviamente.